Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TicVa. Continuiamo a generare speranza con le nostre storie che raccontano la parte migliore del nostro paese. Il primo servizio ci fa fare un tuffo nella storia, riportandoci ad una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale, la persecuzione degli ebrei. Due giacarande sono state piantumate nel Giardino dei Giusti, nel complesso Donuva di Bisceglie. Sono dedicate a due donne vittime della Shoah che con coraggio non si piegarono mai all'odio e continuarono sempre a credere nella vita. Sono due donne importanti che non si sono, malgrado quello che hanno attraversato, hanno lasciato un messaggio di speranza e di amore verso l'umanità, che è quello che poi ci insegnano i maestri. La terra di questo giardino a Bisceglie accoglie radici di alberi che svettano verso il cielo, liberi e forti, come lo erano le due donne che rappresentano. Perché queste due giacarande sono l'emblema della forza vitale di chi non ha piegato la sua anima al disprezzo, di chi non si è lasciato condizionare dall'incomprensibile e assurda suddivisione sulla base di razze, etnie, religioni e orientamenti sessuali. Etty Hillesum e Charlotte Salomon non sono state semplici artiste, sono state accomunate dalla tragedia dell'Olocausto, dal destino che le ha fatte finire in campi di concentramento dove hanno guardato negli occhi l'orrore, giocando a scacchi con la morte. Il loro vissuto è stato complicato, come quello di tantissimi ovviamente nell'epoca, nella prima metà del Novecento, per cui soprattutto quando si è vicini all'ebraismo in una maniera più o meno diretta. Una di loro credeva che dalla vita si può ricavare sempre qualcosa di positivo in tutte le circostanze, che non bisognava mai scappare né rassegnarsi, e sfidava Dio dicendogli che mai si sarebbe sottratta alla vita, che non l'avrebbe mai sabotata. In cambio però gli chiedeva un segno. È Etty Hillesum che si è aggrappata alla vita come le radici degli alberi alla terra. Scrittrice ebrea olandese morì vittima dell'odio nazista, combattuto sempre con il suo cuore pensante che mai fu avvilito dalla barbarie umana. Sicura e senza incrinature, le sue parole raccolte in un diario non trasudano mai odio, sentimento che avrebbe reso, ne era convinta, il mondo ancora più inospitale. Etty era predisposta per natura ad amare ed era invincibile, e la sua anima è stata temprata ma mai indurita. E la violenza dello sterminio, Charlotte Salomon decise di imprimerlo per sempre con la sua arte, la pittura, che sposò un mix di filosofia e musica, un linguaggio inedito per il tempo vissuto dall'artista tedesca. Talentuosa e caparbia, la pittrice berlinese era in attesa di un figlio quando a 26 anni finì in uno dei campi di morte progettati dai nazisti. Morì in una camera a gas, senza mai rinnegare la bellezza artistica, attraverso cui è riuscita a raccontare con tocco leggero e immediato la sua vita drammatica. Nel Giardino dei Giusti, a Bisceglie, cresceranno rigogliosi questi due alberi, scelti per un motivo preciso. Abbiamo scelto due alberi di giacaranda e continueremo con gli alberi di giacaranda anche negli anni successivi, perché l'albero di giacaranda, quando fiorisce, ha una chioma molto colorata e quindi dà immediatamente come impatto visivo la possibilità di essere ricordato. E siccome in questo giardino noi vorremmo accogliere dal prossimo anno, nel mese della memoria, tutte le scolaresche di questa città, pensiamo che l'albero di giacaranda possa essere ben ricordato dai piccoli e dai grandi senza nessun problema. Quindi la biblioteca era il veicolo che Salomon. Guardiamo con fiducia alla speranza che non si riaffacci un periodo del genere, anche se tante situazioni nel mondo possono far pensare a un ritorno di questo tipo di cose. Però c'è anche una maggiore consapevolezza, ci sta una parte di mondo che conserva una memoria anche del passato e che dunque ne fa tesoro e che probabilmente può essere un baluardo contro derive di questo tipo.
E ora in Toscana, a Prato, dove la diocesi ha istituito il Buon Samaritano, un fondo speciale per le famiglie colpite dall'emergenza sanitaria. Ogni nucleo potrà contare su una cifra che può arrivare a 1.500 euro per pagare rate dei mutui, affitto, utenze, spese sanitarie. Un modo molto concreto per farsi prossimo. Diventiamo samaritani. È l'impegno e l'invito che la Chiesa di Prato lancia per camminare accanto alle famiglie colpite dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. Proprio come il Samaritano del Vangelo che si prende cura di quell'uomo ferito incontrato lungo la strada, l'agire e il pensare della comunità cristiana pratese, incarnata dalla diocesi, vuole essere quello di prendersi cura di chi ha bisogno di una mano per rialzarsi e ricominciare il proprio cammino. Con questo spirito nasce il Fondo Emergenza Covid-19, il Buon Samaritano. Questa pandemia, l'abbiamo accennato in tante occasioni, ha creato situazioni di nuove povertà che si aggiungono, si assommano a quelle di prima, impreviste, imprevedibili, e che ogni giorno, ecco, bussano alla porta perché, spinte da gravi necessità, chiedono davvero interventi che salvino la famiglia, salvino dall'indigenza, salvino dal perdere la casa dove sono collocate in affitto. Quindi le esigenze e le emergenze sono davvero tante. C'era bisogno di provare a dare una prima risposta. Questa è la prima risposta. A mettere in campo questo sostegno di tipo economico e sociale è la Diocesi di Prato attraverso Insieme per la Famiglia, associazione nata in seno alla Caritas e già in prima linea durante la crisi del 2008. Questo progetto nasce proprio per venire incontro alle famiglie o alle persone che con il Covid-19 hanno perso il lavoro, non hanno ricevuto la cassa integrazione, non hanno avuto la possibilità di tenere aperto il negozio, l'attività commerciale che avevano. Cioè non per quelle persone che già erano seguite dai vari enti sul territorio. I parroci, i centri d'ascolto possono raccogliere le domande, poi ovviamente le persone saranno invitate a venire presso l'associazione Insieme per la Famiglia, che è l'associazione che gestirà il progetto, dove si cercherà di riempire con tutta la modulistica che serve, e dopodiché la commissione valuterà se potranno usufruire del fondo di cui loro chiedono. Per la costituzione del fondo la diocesi e la Caritas mettono a disposizione 150.000 euro. Per ogni famiglia ci sono fino a 1.500 euro a fondo perduto. Tutti i pratesi sono invitati a farsi samaritani, dando una mano a incrementare la dotazione da distribuire a chi si trova nel bisogno. Contiamo molto sulla generosità che c'è stata fino ad oggi, che continuerà anche in seguito. Ha 75 anni ed una grande passione per l'agricoltura, in modo particolare per il frutto della terra per eccellenza, il grano. Mauro Furlani, agricoltore fanese, ci racconta come il raccolto sia nel passato come oggi grande segno di rinascita, tra spirito di sacrificio, duro lavoro, ma anche incontri ed amicizie. Quello del lavoro nella campagna è sempre stato, fin dai tempi antichi, un mestiere di passione, amore per la terra e di tanto sacrificio. Lo sa bene il signor Mauro Furlani, storico agricoltore di Fano nella provincia di Pesaro Urbino, che fin dalla giovane età e da ben 75 anni opera nel settore della terra. Allora Mauro, com'è nata la passione per il mondo dell'agricoltura? Io ho avuto sempre la passione di stare dietro i miei genitori, i miei zii, mio nonno. Mi piaceva questo lavoro, la terra, la stalla, diciamo, no? E sono rimasto qui. Quando era il momento di, forse, di cambiare, non ho cambiato perché gli altri vivevano col terreno e ho continuato a fare il coltivatore diretto. E invece da quanti anni è che è agricoltore? Da sempre. Da quando andavo a scuola, per quando tornavi dovevi aiutare, dovevi fare, perché da piccoli in campagna si lavorava tutti.
specialmente con la mietitura. Da alcune settimane ormai molti agricoltori in tutta Italia sono alle prese in uno dei momenti più attesi e faticosi dell'anno, la raccolta del grano. E invece da quanti anni fa la trebbiatura del grano? 13-14 anni, gli anni prima del 50, l'anno prima, dopo, si incominciava ad andare dietro questa trebbiatura, no? Prima da bambini a vedere, poi a lavorare. No? Com'è cambiata la trebbiatura nel corso del tempo? Rispondo subito, ha cambiato, diciamo, il giorno o la notte, cambia. Questa è la stessa cosa, perché prima bisogna fare tutto a mano, portare a casa a mano. Gli attrezzi, prima di tutto era la falce a mano, poi piano piano sono arrivate le falcetrici, con le mucche, la tirava le mucche perché non c'erano i trattori. E le falcetrici gli hanno fatto un apparecchio, si ingegnavano, no? E poi la gente dietro raccoglieva, faceva le mucche e poi si faceva il covone. Finito quel campo, dopo si mettevano a legarlo, filo di ferro, la pressa, era un manico di ferro, un cerchio di ferro che si tirava, c'era i ganci, qualcuno addirittura lo ritiravano fuori e ci mettevano un'altra po'. Un lavoro, quello della raccolta del grano, che ha visto grandi cambiamenti negli ultimi anni, proprio come sottolinea il signor Furlani. Sì, la mietitrebbia c'era, la mietitrebbia da fermo. Sta mietitrebbia veniva sull'aia, c'era chi buttava sui covoni, chi buttava giù il grano, era un sacco di gente. Era un gran lavoro, il pagliaio della paglia, è tirato fino verso gli anni 60, così. E dopo è arrivata sta mietitrebbia, si è sparito tutto. Nel giro di 3-4 anni è arrivata quella col tubo che butta giù il grano, insomma... La fatica è finita, non è che per fare quello adesso che si fa in 3 ore ci voleva una settimana. Di cose positive e negative nel corso del tempo ce ne sono state tante, dalle forti amicizie e gli incontri di una volta alla vita frenetica di oggi. Positiva era che, diciamo, che quando si faceva questo periodo era anche una festa di tutti i giorni, perché facevi la mietitura a mano. Veniva giù la mattina una donna di casa o una moglie, chi era, portava la colazione, perché si partiva all'alba. Però è finito, perché adesso la gente va sempre di corsa, non c'è più quell'affiatamento di prima, però dal lato umano poco, insomma, prima c'era, le amicizie contavano, adesso è ancora niente. Oggi il signor Mauro, all'età di 84 anni, cura il suo orto e qualche appezzamento di terreno. Ma nel corso di tutti questi anni si è fatto una grande esperienza su questo settore. Ma qual è il futuro dell'agricoltura? Glielo abbiamo chiesto. Ah, guarda, io, perché si dice sempre, ma da piccolo noi vedrai quando sarai grande, no? Da quando ero piccolo io, arrivato grande, è andato sempre su. Però adesso è vent'anni, dal 2000 siamo andati giù a terra, anche se fa una bella produzione, non ci rimane niente, i costi sono tanti. Apposta la gente via, no? Le aziende chiudono, fanno questa roba. L'agricoltura l'hanno azzerata. E a noi piace concludere il servizio con questa frase. Le persone, quando consumano il pane, i biscotti, la pasta e altri derivati del grano, non hanno la benché minima idea di quanto lavoro e sacrificio ci vuole per ottenere questo cereale. Lo sappiamo, non è un'estate come tutte le altre, eppure in tante parti d'Italia è un'estate d'agreste. Per raccontarvi questa esperienza dedicata ai più giovani andiamo sulle Dolomiti. Sanificazione continua, mascherina, ma anche tanto divertimento. Così 200 giovani bellunesi hanno aderito alla proposta del tradizionale agreste parrocchiale della parrocchia di Don Bosco di Belluno, pur con tutte le regole riviste. Segno che la pandemia non ha fermato il desiderio delle comunità ecclesiali di mettersi al servizio dei più piccoli, cercando con creatività di far vivere in modo nuovo la spiritualità.
disinfezione delle mani all'entrata, mascherina e poi via, si parte. Si è aperta la seconda settimana di Grest per circa 200 giovani bellunesi in età da elementari e medie, proposto dalla parrocchia Don Bosco e Istituto Salesiano Agosti. Una formula necessariamente rivista quest'anno a causa del virus, con in particolare la suddivisione dei giovani in gruppi da 7 o al massimo 10 persone, ma che tuttavia non manca di offrire ai partecipanti momenti di riflessione tipici di un Grest parrocchiale, divertimento, gioco ed allegria. Non è stato facile, però abbiamo pensato al bisogno proprio che i ragazzi avevano e allora ci siamo messi sotto con un bel gruppo di genitori, con volontari e abbiamo ripensato il tutto. Sicuramente tutto il discorso dei gruppetti, fare in modo che ogni gruppo abbia la sua aula, i suoi servizi, fare in modo che tutto il materiale per la sanificazione ci sia nelle aule per pulirsi continuamente. Abbiamo allestito dei rubinetti esterni con l'acqua proprio per la pulizia continua. E dopo il resto abbiamo pensato ad attività, giochi, laboratori, no? Per fare in modo che comunque i gruppetti, soprattutto quando sono all'interno, siano proprio divisi tra di loro. All'esterno invece, soprattutto nei momenti insieme, permettiamo di togliere la mascherina, ma quando sono distanti tra di loro, altrimenti devono sempre averla. C'è un considerevole numero anche di volontari che si adoperano per questa attività. Beh, io penso che la cosa più bella sia questa. Volontari sono i giovani delle superiori, dalla prima superiore alla quarta, anche se quelli di prima purtroppo quest'anno non possiamo metterli insieme con i ragazzi proprio per un discorso di protocollo, e fanno attività per conto loro, contribuendo, aiutando, sistemando un po' le cose. Nello stesso tempo, così, abbiamo una settantina sempre di loro, un 25-28 giovani universitari per la maggior parte dei casi, che sono i responsabili dei vari gruppetti, perché nel protocollo c'è chiesto che ogni gruppo deve avere un maggiorenne. E poi c'è il gruppetto, così l'equipe organizzativa. Quest'anno è stato molto bello anche il contributo dei genitori per il triage d'entrata, per la sanificazione finale. Ecco, dei tanti genitori che si sono messi a turno, si sono segnati per contribuire, per permettere la riuscita del Grest a seconda del protocollo, di quello che ci viene chiesto. Numerosi volontari coinvolti, dalla settantina di animatori in età delle superiori, ma anche 27 universitari, nonché un nutrito numero di famiglie che si sono messe a disposizione per tutto il tempo dell'attività. L'esperienza del Grest è stata fortemente incoraggiata dalla diocesi. Norberto, la diocesi si è molto attivata quest'anno per riuscire, no, in qualche modo comunque a proporre un'attività per i nostri giovani. Sì, diciamo che l'emergenza ci ha imposto di metterci un po' nelle condizioni di offrire un'opportunità per le nostre parrocchie, perché promuovono comunque le attività per i giovani, che noi riteniamo essere fondamentali, soprattutto in questo momento in cui usciamo da una situazione molto particolare. Ecco, allora appunto, come uffici pastorali, il 17 giugno abbiamo mandato una lettera a tutte le comunità parrocchiali, i consigli pastorali e i parroci, in cui sostenevamo ogni tipo di attività, facendo leva su alcuni punti cardine. Innanzitutto l'alleanza: questo è il tempo di fare alleanza con tante istituzioni, tante situazioni che cooperano con noi in favore dei giovani. Poi è anche il tempo di sfruttare l'occasione che ci viene imposta di chiedere aiuto a tanti adulti che possono offrire la loro collaborazione, e lo vediamo anche con generosità. Poi il fatto del piccolo gruppo, di lavorare obbligatoriamente per piccoli gruppi, favorisce le relazioni. Questo lo vediamo anche positivamente in funzione anche del futuro, del prossimo futuro, in cui la proposta di fede deve essere sempre più personalizzata, e quindi l'importanza della relazione. Poi anche uno sprone anche a utilizzare, diciamo questo termine, la bellezza del nostro ambiente, attraverso anche esperienze di uscita, esperienze di contatto con la natura. Ecco, questi sono proprio i punti che abbiamo un attimo sintetizzato per favorire da parte delle nostre comunità le attività con i giovani, che riteniamo, ripeto, fondamentali. E questo è un Grest parrocchiale, quindi diciamo dal forte carattere educativo, anche legato alle riflessioni, no? I momenti di riflessione che sono pensati per i ragazzi.
Sì, il GREST non è soltanto un'aggregazione o un modo per tenere i bambini, i ragazzi, aiutare le famiglie, è anche questo, però è soprattutto un mezzo che come comunità cristiana utilizziamo per trasmettere anche un bel modo di vivere la fede, che passa attraverso le relazioni, il gioco, ovviamente anche la proposta educativa, la proposta di fede, le riflessioni che vengono in qualche maniera messe in atto attraverso forme adibite ai giovani. Finisce qui questo nostro appuntamento con TikVa, ma vi aspetto la settimana prossima per l'ultima puntata della stagione.